Il 2019 è stato un anno intenso che ha portato a dei risultati che riteniamo particolarmente soddisfacenti in termini di mantenimento di un elevato livello di attività preventiva con lo svolgimento di oltre 120.000 ore di pattuglie in tutta la provincia e il controllo di 70.000 persone, 60.000 veicoli, ma anche ad un numero molto importante di arresti compiuti principalmente in flagranza di reato, quindi siamo quasi sui 700 arresti compiuti nel corso di quest'anno. Sono attività appunto fatte o in flagranza di reato oppure su attività delegate dall'autorità giudiziaria, con una particolare qualità anche di molti di questi arresti perché parliamo di criminalità organizzata. Infatti siamo riusciti appunto, dopo aver aggredito con l'operazione Opunzia il fronte occidentale della provincia, con l'operazione Montagna è stato quindi disarticolata i tre mandamenti mafiosi della parte centrale della provincia per poi contribuire all'operazione Kerkent e poi con i vari filoni delle operazioni Assedio e l'ultima Alicon condotta dal raggruppamento operativo speciale, quindi dal ROS, sulla parte licatese appunto della provincia. Pertanto si tratta di un attacco a tutto tondo, a quale poi si affiancano importanti filoni investigativi che riguardano quei settori affrontati sia in autonomia dal comando provinciale e sia congiuntamente ai reparti speciali. Parliamo quindi dell'abusivismo edilizio, parliamo del controllo della filiera alimentare, quindi controlli di esercizi di ristorazione, di strutture sanitarie, con numerosissimi accessi e con tonnellate di sostanze alimentari sequestrate poiché mal conservate, quindi ci sono recenti operazioni che appunto testimoniano l'importanza di questa attività. La tutela dell'ambiente con discariche abusive sequestrate, tonnellate di rifiuti sequestrati e rimossi, insomma, ecco, l'arma dei carabinieri per questo 2019 ha cercato appunto di svolgere un ruolo da protagonista nel cercare di incidere in tutti quei settori che sono più cari ai cittadini della provincia di Agrigento e ci riproponiamo appunto anche per il prossimo anno di proseguire lungo questa strada intrapresa.